Un'iniziativa dedicata ai giovani coreografi del Mediterraneo e a quelli del Medio Oriente, in cui l'obiettivo principale è quello di favorire conoscenza e scambio di pratiche performative tra gli artisti stranieri e le realtà del territorio italiano legate al mondo della danza, viene illustrata a Roma la seconda edizione del Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers. Alcune tra le più significative strutture nostrane legate alla particolare disciplina accolgono fino al mese di settembre non solo performance ma anche workshop nell'ambito di 14 rassegne. La seconda annualità di un progetto che abbiamo accompagnato in qualche modo sia in modo diretto che indiretto. Direttamente perché i soggetti, gli organismi che compongono questa rete sono organismi finanziati, quasi tutti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo, indirettamente perché appartiene, diciamo, ad una strategia più vasta che è quella appunto di far parlare artisti di diverse culture, di diverse provenienze, in quanto ambasciatori e vettori, diciamo, di un rinnovamento culturale, di scambi e di un arricchimento alla creatività di ciascuno. Spettacoli serali uniti a sessioni di lavoro, senza dimenticare le anteprime di determinate produzioni in short e long format. La proposta è stimolante perché ai giovani coreografi selezionati vengono offerte diverse residenze artistiche, senza dimenticare i vari approfondimenti tematici garantiti da incontri con colleghi e pubblico. Il programma di eventi collegati al Focus è piuttosto ricco e si sviluppa lungo tutto lo stivale. A Roma il curioso meccanismo di collaborazioni confluirà nel Festival Teatri di Vetro. L'appuntamento è fissato per il prossimo 27 settembre. Noi come Teatri di Vetro ospitiamo due di questi giovani coreografi con due lavori abbastanza emblematici e poi per far ricadere anche sui giovani danzatori romani questa esperienza abbiamo una collaborazione con l'Accademia Nazionale di Danza per due masterclass, in modo tale che non ci sia soltanto l'esperienza per il pubblico della visione degli spettacoli, ma soprattutto una connessione, un'eredità lasciata da questo attraversamento anche ai giovani danzatori romani. Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Pescara, Potenza e Catania, queste alcune delle tante località italiane pronte a sposare la causa.